Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Continua la guerra tra Ucraina e Russia. Kiev prova un'evacuazione dei civili da Azovstal. I soldati della Gran Bretagna ad est. Mosca lancia missili su Kiev durante l'incontro. Guterres e Zelensky. Sono scioccato, dice il segretario dell'ONU. Intanto i russi si ritirano da Mariupol, direzione Zaporizhzhia. Migliaia di militari inglesi impegnati nell'est Europa. Le truppe verranno dislocate in diversi paesi, dalla Finlandia alla Macedonia. Del Nord. Sì del Congresso americano ad altri 33 miliardi di aiuti e a poteri speciali del Presidente. Queste le principali notizie. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU non è riuscito a prevenire, a porre fine alla guerra in Ucraina, quanto ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres in missione a Kiev. Stiamo facendo tutto il possibile per evacuare le persone dalle acciaierie. Azovstal di Mariupol ha rimarcato una crisi molto forte. L'invasione russa è una violazione territoriale della Carta delle Nazioni Unite. Il Cremlino risponde: invio di armi, una minaccia per l'Unione Europea, armi pesanti per Kiev, sì di Berlino, la NATO braccia aperte per quanto riguarda l'arrivo di Svezia e Finlandia. Il leader autoproclamato Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha annunciato che la parata della vittoria prevista per il 9 di maggio quest'anno non si svolgerà. Nell'audizione del ministro della difesa Guerini al Copasir si sono condivisi i contenuti del secondo decreto interministeriale che autorizza la cessione di mezzi, materiali e equipaggiamenti militari all'Ucraina, sui quali il comitato ha convenuto con il governo nella posizione del vincolo di segretezza, e gli esiti della riunione svoltasi nella base americana di Ramstein, Germania, lo scorso 26 aprile, con la partecipazione dei paesi alleati nel sostegno del governo di Kiev. OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, annuncia la fine della missione speciale di monitoraggio in Ucraina dopo che la Russia si è opposta all'estensione del mandato della missione. Chiudiamo con lo sport calcio. Smentita la morte di Mino Raiola, grave ma ancora vivo il famoso agente malato da qualche mese ricoverato al San Raffaele di Milano. Il professor Zangrillo dice sta combattendo. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.